free to choose whether to migrate or stay. This is the theme chosen by our Holy Father for this year's World Day of Migrants and Refugees. Migrating should always be a free choice. But today, in reality, in many cases, it is not. Conflicts, natural disasters, or the simple impossibility of living a decent and satisfying life in one's own homeland force many millions of people to migrate. Altro ieri qualcuno mi diceva, qualcosa dovrà succedere. Siamo andati oltre al limite della sopportazione. Il popolo siriano, infatti, è stato colpito proprio nella sua dignità. E adesso abbiamo avuto anche il terremoto, non, con migliaia di vittime e distruzioni, che ha peggiorato ancora di più la dura situazione già esistente. Io lavoro molto con i giovani qui in Siria e posso dire che più del 90% dei giovani lascerebbero il paese se potessero. Conosco ad esempio un piccolo villaggio cristiano qui in Siria dove nell'ultimo anno circa 800 giovani sono scappati, hanno lasciato il paese. Ma è possibile avviare qui un programma di microcredito, attività generatrici di reddito? Abbiamo preso il rischio e qualcosa siamo riusciti a fare in questi 2 anni in quanto AMO, una ONG del Movimento dei Focolari, in cooperazione con altri organismi locali. Il programma Restart, che significa ricominciare, ripartire per rimanere, è una combinazione tra un programma di microcredito e di supporto emergenziale, offre la possibilità di poter ripartire con un'attività lavorativa in modo da dare un'opzione concreta e non soltanto a parole per non emigrare. Per far sì che la migrazione sia soltanto una delle alternative e non l'unica scelta disponibile, dobbiamo, ma proprio tutti noi, far sì che la Siria possa avere un livello di vita, per quanto possibile, vicino a quello che si aveva prima della guerra. La speranza cristiana mi fa credere che verranno giorni migliori, anche se il contesto attorno mostra tutto il contrario. What can we do so that migration is only one of several options, rather than the only choice?